benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi l'evento organizzato dal Parlamento degli studenti della Toscana sulla tematica della violenza di genere al Cinema Teatro La Compagnia di Firenze. Centinaia di giovani si sono confrontati sull'argomento. 400 giovani si sono riuniti a Firenze per sensibilizzare sul tema della violenza di genere attraversando i 123 femminicidi del 2023, ma anche accendendo i riflettori sulla violazione dei diritti delle donne. Durante l'evento Lividi Invisibili, organizzato al Cinema La Compagnia, il Parlamento regionale degli studenti si è avvalso della collaborazione dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza per un supporto di conoscenza su stereotipi e lotta delle donne per affermare nella società. Inoltre ha dato voce alle rappresentanti del Centro Artemisia, associazione di promozione sociale impegnata da 30 anni nel contrasto ad ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti. Il nostro evento, che abbiamo chiamato Lividi Invisibili, è un evento per sensibilizzare gli studenti sul tema della violenza di genere. Un tema che ci sta a cuore perché, come sappiamo, nel 2023 ci sono stati 120 femminicidi, 120 donne che sono state uccise da un ex marito, da un ex partner, anche da un familiare addirittura, soltanto per il fatto di essere donne. Solo che il femminicidio è soltanto un atto estremo, è l'apice di comportamenti e atteggiamenti che sembrano ormai radicati nella società, ma che sono egualmente sbagliati, ed è per quello che nel nostro evento vogliamo concentrarci sul tema della violenza di genere, però vista da diverse sfaccettature. La violenza che c'è stata nei confronti delle donne dal punto di vista storico, come dimenticanza del loro ruolo importante all'interno della resistenza e all'interno di quella che è stata la costruzione dello Stato italiano, ma allo stesso tempo la violenza che viene perpetuata e di cui meno si parla, che è la violenza economica, perché non è una privazione di libertà soltanto quella in cui viene tolta la vita, non è soltanto quella nella quale una donna si trova in catene soltanto fisicamente ma anche psicologicamente, e laddove la gestione del denaro è soltanto in mano all'uomo è praticamente impossibile uscire da una situazione anche di violenza psicologica o fisica. Insieme a loro dobbiamo veramente costruire quella cultura di genere che in qualche modo blocchi tutte le forme di violenza per tutti i generi. Quindi è importante che i ragazzi abbiano consapevolezza e coscienza di quello che sta succedendo e insieme lavorare per fermarlo. Solo in questo modo si può invertire la rotta. Loro hanno veramente un grande compito, quello di non voltarsi dall'altra parte e di fare in modo che ogni situazione di violenza, di discriminazione nei confronti delle donne, nei confronti di tutti i generi, debba essere fermato, devono essere in grado di fermarlo e anche di conoscere la rete importante antiviolenza che esiste nella regione toscana e chiedere aiuto quando è il momento di chiedere aiuto. Vogliamo far emergere gli stereotipi che ci sono dietro a questa realtà, stare vicino a loro, rispondere a tutte quelle che sono le loro curiosità, quelle domande che di solito non hanno una risposta, e vogliamo essere lì per poter pensare insieme a loro, ragionare e immaginare una realtà diversa, una società, una cultura fuori dal patriarcato e da queste dinamiche violente di potere e controllo. È un'iniziativa importante che parta dai giovani, è un segnale significativo. L'Istituto può portare il suo contributo di conoscenza, perché purtroppo la violenza in generale e la violenza di genere in particolare non è una novità del nostro tempo, anzi proprio la consapevolezza del radicamento di stereotipi, di convenzioni e di pratiche nei secoli e in particolare nei contesti di guerra credo serva a capire la gravità del problema, la difficoltà nell'affrontarlo, ma l'urgenza di intraprendere tutti, uomini e donne, un'azione chiara per contrastare ogni forma di violenza. E a proposito di giovani, in Palazzo del Pegaso sono stati premiati gli studenti toscani nell'ambito di Intercultura, che fa viaggiare proprio i giovani all'estero per esperienze fondamentali a livello culturale e non solo della loro vita.
Gli studenti toscani che hanno vinto il concorso Intercultura e che si sono guadagnati una borsa di studio per trascorrere un periodo scolastico all'estero sono stati premiati in Palazzo del Pegaso. Insieme a loro anche un gruppo di studenti ospitati in Toscana, provenienti dai quattro angoli del mondo per un programma di vita e di studio con Intercultura per testimoniare i benefici dell'esperienza di scambio e per fare un augurio agli studenti toscani in partenza. Questi 86 giovani sono una parte degli oltre 130 studentesse e studenti che partiranno quest'estate per un programma scolastico all'estero con Intercultura da tutta la Toscana e loro rappresentano sicuramente una porzione del futuro di questa regione perché andranno a imparare a vivere in una cultura diversa, andando a scuola, vivendo in una famiglia diversa dalla propria per tanti mesi. Quindi noi pensiamo che questo possa dare un valore aggiunto al territorio, nel senso che quando torneranno potranno anche portare un contributo di confronto con tutti i loro compagni, con le famiglie, con gli amici, con tutta la comunità scolastica qui in Toscana. L'Associazione di Volontariato Intercultura organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, inviando ogni anno oltre 2.000 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare all'estero e accogliendo in Italia centinaia di giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente. Sicuramente è un trampolino di lancio per il loro percorso futuro. Cominciano all'età di 15-16 anni a vedere un'altra parte del mondo, a capire che lontano può essere anche poco al di là di casa loro e a apprendere come una cultura diversa possa cambiargli completamente la vita. E da lì rientrare è un gioco da ragazzi, devo dire, perché poi ogni percorso e ogni ostacolo del futuro si affrontano con uno spirito diverso. I ragazzi passano un test attitudinale e poi vengono valutate la loro performance scolastica, i loro interessi, ma soprattutto la loro attitudine all'interculturalità. Parliamo anche del difensore civico della Toscana con il bilancio che è stato fatto in Palazzo del Pegaso a proposito delle attività portate avanti nel corso del 2023. Una relazione sul bilancio delle attività svolte dal difensore civico della Toscana è stata illustrata in Palazzo del Pegaso, sottolineando i numeri relativi al 2023 e il dialogo sempre più proficuo portato avanti con cittadini e pubblica amministrazione. Le istanze che sono state presentate sono 1.636, al di là dei numeri abbiamo anche spiegato un po' il nostro approccio, cioè quanto è importante che poi questi numeri, cioè l'azione di tutela che svolge il difensore civico, sia il più possibile un'azione di qualità e quindi ci siamo impegnati per lo studio, l'approfondimento, l'istruttoria delle istanze, ma anche cercando di costruire un dialogo proficuo con i cittadini ma anche con le pubbliche amministrazioni a cui ci rivolgiamo per chiedere, sollecitarle anche ad un rapporto che sia il più chiaro e trasparente possibile. Quindi è, diciamo, cercare di migliorare reciprocamente il nostro rapporto, il supporto che anche come difensore civico possiamo dare ai nostri cittadini. Il difensore civico della Toscana, sempre nella sede del Consiglio regionale, ha partecipato anche a un incontro sul tema della conciliazione nel settore idrico e sui risultati finora ottenuti dall'organismo di mediazione. Un'attività che ormai è entrata a pieno regime, che è quella del sistema della conciliazione appunto con un organismo appositamente creato in Toscana, gestito dall'autorità idrica toscana insieme al difensore civico e ai gestori del servizio idrico integrato, e che consente a tutti gli utenti che hanno fatto reclamo per una qualsiasi motivazione, un disservizio subito o un torto ritenuto tale dagli utenti e che non hanno avuto soddisfazione dai gestori, nelle risposte dei gestori, di poter avvalersi di questo strumento che è anche tra l'altro obbligatorio prima di accedere poi alle vie legali, alle famose vie legali, quelli con ricorsi contenziosi e quant'altro. Quindi è uno strumento molto importante, soprattutto a tutela degli utenti, che serve anche per non ingolfare i nostri tribunali di pratiche che in genere si possono risolvere con un approccio più conciliativo.
Il difensore civico, attraverso i suoi funzionari, svolge attività di mediazione all'interno dell'organismo di conciliazione per il Servizio Idrico Toscano e proprio in occasione della illustrazione della relazione annuale abbiamo confermato per noi l'importanza di questa attività, di questo nostro impegno, confermando il nostro impegno nei confronti di Haiti. Anche i numeri sono soddisfacenti perché su 153 richieste di conciliazione 117 sono state quelle svolte dai funzionari del difensore civico, quindi con un esito del procedimento molto soddisfacente. Chiudiamo con l'arte. In Palazzo del Pegaso una mostra dedicata alla memoria e alle opere di Leonardo Papasoglio. L'arte per un mondo più giusto è la mostra dedicata all'artista fiorentino Leonardo Papasoglio, visitabile fino al prossimo sabato 25 maggio. Nel suo lungo e prolifico percorso, che lo ha visto progressivamente passare da un genere figurativo a nuove forme astratte di comunicazione, l'ex docente di disegno, scomparso nel 2002, non ha mai abbandonato il concetto cardine di arte come strumento di denuncia e di impegno morale. L'arte per un mondo più giusto è un titolo che ci porta a riflettere su come contribuire a costruire un mondo più giusto e un mondo migliore attraverso dipinti che lasciano un messaggio, diciamo, di denuncia sociale e critica, da appunto la discriminazione razziale di genere alla guerra, ovviamente al cambiamento climatico, insomma temi che ancora oggi abbiamo presenti nella nostra vita. Mio zio l'ho riscoperto in tarda età, dopo che ci aveva già lasciato, e ho riscoperto in soffitta questo gran patrimonio di quadri molto belli, li abbiamo in parte restaurati con l'aiuto di Costanza. E quello che mi ha sempre colpito dello zio, la sua enorme coerenza, perché lui non si è fatto mai travolgere dall'euforia del boom economico, è rimasto sempre molto lucido sul pericolo che questa cosa avrebbe portato, e purtroppo ora vediamo tutte le conseguenze, quindi cambiamenti climatici, questi paesaggi scheletrici, guerra, c'è una bellissima sezione proprio perché lui si è trovato a 15-16 anni che era finita la Seconda Guerra Mondiale, ha sofferto moltissimo perché madre inglese, padre purtroppo fascista, i miei nonni, e quindi in casa c'era la guerra fissa, e lui ha assorbito tutto, e poi dai 15 anni si è iscritto all'istituto d'arte e ha cominciato a ributtare fuori tutto, non si è mai voluto sposare, non ha mai messo al mondo figli, aveva una visione purtroppo pessimista del mondo, però insomma ci ha donato queste opere, tra l'altro le ciminiere, tutte queste fabbriche, no? Che allora erano le prime, lui proprio vedeva la spersonalizzazione che avrebbe portato, quindi io direi era un grande veggente. Questi dunque erano i principali argomenti trattati e organizzati dall'Assemblea Toscana nel corso degli ultimi giorni. L'appuntamento con la voce del Consiglio, sempre su RTV 38, è fissato per la prossima settimana. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.